un anno sono 4,5. Non fa volare il drone. Ma cosa ci vive? Come muovono lì? Ah, non ci vedo. Qui l'acqua è caldissima, ma soprattutto troppo bassa per la piroga, quindi dobbiamo continuare a piedi. Oddio, si è perso tre zampe. Gli mancano tre zampe? Là dietro. Eh sì. Età, esigenze, quindi entrate con due guide, uno sarà Mason e uno sarà James, uno apre e uno chiude. Io entro prima con Britto, mentre Poncio e Gino entrano prima per fare caccia visiva. Perché gli animali del Madagascar sono solo del Madagascar? Perché i lemuri non esistono nel resto del mondo? Allora, gli animali dall'Africa sono arrivati in vario modo. Vi trascuro come ci sono arrivati gli uccelli volando, ma già la foresi è che tu sei una rondine, lui è una libellula, lui si attacca a te e tu lo porti in Madagascar. Quindi sistema foresi, prendo un passaggio. Sistema nuoto, uno solo, il coccodrillo, perché il coccodrillo ha delle ghiandole nel palato che filtrano il sale, quindi può nuotare in acqua salata, l'alligatore e il caimano non lo possono fare. Poi c'è il rafting, che è quello che interessa i lemuri. A questa posizione con Sudafrica non ci sono correnti per un mese che spingono, a questa posizione sì. Quando hanno capito che il Madagascar era più in basso e si è spostato in alto, finalmente i ricercatori si sono messi tutti d'accordo, perché c'era chi diceva no, se n'è andato dal Madagascar verso l'Africa, no, non c'erano le correnti. Quando hanno capito che c'era questa situazione, allora hanno capito che era possibile per navigare 3 settimane su un pezzo di legno, e così sono arrivati i lemuri, che erano topi saltatori. Sono topi che sono sopravvissuti dopo l'impatto meteorico, che è stata l'ultima, diciamo, quella dell'estinzione dei dinosauri, che è confermata dal fatto che quando tu trovi delle ossa di dinosauri, anche qui, ogni volta trovi l'iridio. E l'iridio è un materiale ferroso che era sulla superficie della Terra prima, ma che poi per il peso specifico elevato è scivolato verso il nucleo. Quindi se tu trovi iridio in superficie e in prossimità delle ossa, può essere arrivato solo con una meteorite. Quindi la prova delle meteorite è l'iridio, e anche il fatto che tu possa trovare dei cristalli di quarzo deformati, quindi grossa pressione, grosso impatto. Questo è confermato dai ritrovamenti di tutte le ossa che abbiamo fatto in Madagascar, perché c'erano 7 dinosauri in Madagascar che ovviamente si sono estinti. Quel lemurino, quel topolino saltatore, lemurino che adesso è oggi di 50 grammi e pochi centimetri di altezza, è montato su un pezzo di legno, e il pezzo di legno è navigato ed è arrivato qui. A questo punto questo passaggio è avvenuto tra 60 milioni e 45 milioni di anni. A quell'epoca non c'erano scimpanzé, non c'erano bonobi, non c'erano gorilla, non c'eravamo noi. Quindi siccome gli animali con pollice opponibile sono solo 3, i lemuri, gli scimpanzé, i bonobi e noi, se dobbiamo pensare a un potenziale padre è il lemure, perché è il più anziano progenitore dell'ominide. L'ominide e lo scimpanzé è un discorso più recente. Uno studio l'abbiamo fatto anche noi sui lemuri, interessante, perché cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che la Rift Valley, che spezza in due l'Africa, ha fatto sì che con la catena del Kilimanjaro del Monte Kenya fermasse tutte le piogge che arrivano da Capo Verde, creando una zona in irridimento del Corno d'Africa. Quindi i primati che sono rimasti a sinistra sono rimasti arboricoli.
scimpanzé, bonobi, i primati che sono rimasti a destra sono dovuti diventare bipedi. Il bipedismo sviluppa tre elementi. Uno, migliora la pressilità di due arti. Il secondo è che la laringe cade per forza di gravità e cadendo permette con un angolo di 90 gradi un'emissione vocale superiore. Il terzo riguarda il cervello, perché la superficie di cervello della testa esposta ai raggi solari, se sei verticale, è inferiore, quindi la temperatura è inferiore. Avendo una temperatura inferiore è possibile che ci siano una migliore azione. Infatti cosa vediamo? Che nei lemuri arboricoli, quelli che vedete voi oggi, questi grugniscono, non hanno emissioni vocali forti, non sono particolarmente intelligenti, mentre quelli del sud, i sifaca, quelli con la coda ad anelli, urlano come ragazzini e sono molto intelligenti, nel senso che le informazioni che tu gli dai immediatamente le traducono. E convalidando queste due forme viventi, esattamente quello che è accaduto 7 milioni di anni fa. Questa teoria, la prima parte è di Coppens, che è uno dei più grossi paleontologi del mondo, e il padre aveva lavorato qui in Madagascar. La seconda è uno studio che abbiamo fatto noi sui lemuri. Quindi il lemure arriva piccolo, non trova avversari, si ingigantisce. Fenomeno di gigantismo insulare. Quindi quando un animale arriva in un isolamento o diventa un nano o diventa un gigante. Quindi l'elefante siciliano e il mammut sardo si sono rimpiccioliti nel momento in cui Sardegna e Sicilia si sono separati. Meno cibo, corpo più piccolo. Tanto cibo, zero predatori, sono diventati grandi come il dodo, le Mauritius, stessa cosa, è arrivato volando piccolo, ha perso le ali e si è inciccionito, quando è arrivato il marinaio se li ha mangiati tutti.